Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la Ford Focus del 2017, Station Wagon, prodotta nel primo semestre, una vettura che ha percorso 131.000 km, colore argento metallizzato classico, cerchi Lega F16, fendi nebbia, proiettori alogeni, sensori di parcheggio posteriori, e abbattimento elettronico degli specchietti esterni elettronici, oltre ad avere anche il sistema di regolazione elettronica. Ci diamo una piccola panoramica sull'esterno e sull'interno della vettura, dopodiché faremo una prova su strada. Versione business, comandi al volante attivi, Bluetooth e comando vocale sulla parte destra del volante, sulla parte sinistra troviamo riscontro e limitatore di velocità, con i tastini per il controllo dell'infotelematico del sistema del contachilometri. Radio touchscreen con sistema di navigazione, climatizzatore elettronico manuale, una presa USB sotto il pannellino centrale dove c'è il cambio dei 6 rapporti che ha la vettura. Start and stop, come su tutte le vetture Euro 5 e Euro 6, che si può disattivare al momento in cui accendiamo la vettura. Questa poi è una funzionalità che vi spiego meglio quando andiamo su strada. Bracciolo centrale, dovrebbe avere anche, oltre a questo cassettino qua, un'altra presa USB con il 12 volt attaccato. Interni del veicolo, igienizzati, verificati che funzionasse comunque tutto il leveraggio interno. Adesso Elisa ci fa vedere anche gli interni. Tessuti tenuti comunque molto bene, non ci sono rovinature sulle cuciture come potete vedere, se si riesce a vedere anche dal video, e anche tappeti di battuta sui piedi, come anche le guarnizioni lungo anche le portiere non sono rovinate, indice anche questo di una vettura che comunque è stata tenuta bene. Tenete in considerazione che le nostre vetture adesso ormai il 95% arrivano da leasing, quindi macchine tenute anche molto bene, perché hanno l'obbligo più che altro. Anche gli interni dietro, come potete vedere, può essere che non siano neanche mai stati utilizzati perché le spugne sono praticamente nuove. Anche sugli schienali, come vedete, non ci sono rovinature anche sulla trama del tessuto. Bene ragazzi, adesso facciamo la prova su strada, così vediamo un attimino anche come si comporta. Vediamo qualche dato tecnico. Consumi, capienza serbatoio, vediamo un po' tutto. Partenza regolare, come abbiamo detto anche in apertura del video quando abbiamo fatto la presentazione iniziale, questa qua è una vettura con motore da 4 cilindri in linea, 2 valvole per cilindro, quindi ci ritroviamo con 8 valvole. E devo dire che a livello di spinta meccanica è veramente performante. Frizione e cambio già dalle prime battute vi posso dire che è veramente eccezionale. Visibilità su strada ottimale. Anche gli specchietti esterni, come vi dicevo all'inizio, sono regolabili elettronicamente e hanno anche la funzione di abbattimento automatico. Sono anche belli grandi, quindi in fase di manovra e anche in fase di sorpasso, logicamente, vi dà anche un ottimo specchio retrovisore. Risponde benissimo. Allora, parlando di numeri, che poi alla fine ci interessano anche quelli, capienza serbatoio di 54 litri, se non vado errato, 53-54 litri, litro più litro meno, ci
ci permette di percorrere mediamente, senza guardare la scheda tecnica perché sennò non ne usciamo fuori, non sono robe reali, tra i 20 e i 25 km litro. Quindi con un 90 euro di gasolio ai prezzi attuali possiamo percorrere tranquillamente i nostri 1000-1200 km. Quindi vi dico che a livello di consumi siamo messi veramente bene. Radio, abbiamo detto che è un touchscreen, quindi un monitor grande con il sistema di navigazione e qualche accessorietto in più che non sto lì a ripetere di nuovo. Anche la visibilità dello specchietto retrovisore centrale e di conseguenza anche del lunotto posteriore è bello ampio, cioè dietro si vede veramente bene. Questa macchina poi inoltre ha anche i sensori di parcheggio che posteriori che vi aiutano, essendo anche una station wagon, vi aiutano molto per quanto riguarda l'uscita del parcheggio, oltre che a farla retro. Adesso a usarla male, che sto facendo continue accelerate, frenate, cambi marcia, vi dà un consumo di 18,2-18,5 a usarla male. Quindi usarla comunque in autostrada in modo classico, 120-130 km orari, tranquillamente fate i vostri 20-25 km litro, anche perché lì non state sempre a cambiare marcia. Comodità di guida, direi di sì, ci siamo. Carico del vano bagagliaio, ottimo, potete caricare veramente tanto. In più ha anche le barre sul tetto che vi permettono di attaccare poi eventualmente anche un gavone sopra, prendendo anche le barre trasversali, perché qua ha sulle la predisposizione. No, veramente in accelerazione è qualcosa di fantastico. Cioè, a dirvi che è un motore 1500, se non lo vedete scritto sul libretto non ci credete, perché veramente ha delle prestazioni da una macchina sportiva, diciamo. Poi, come giustamente in alcuni video Claudio spiega, noi non è che facciamo le recensioni della macchina per quanto riguarda il modello, la macchina nuova, i pro e i contro, no? Noi spieghiamo la macchina che abbiamo noi nell'autosalone dove le vendiamo noi, con i nostri controlli e tutto quello che ci va dietro. Quindi parliamo di un prodotto specifico, un pezzo unico, perché è una macchina usata. Ciò non vuol dire che le nostre macchine sono quelle più belle, perché magari qualcuno può dire questo qua cosa sta dicendo. Cosa molto comoda è che comunque i sensori di parcheggio sono i suoi originali, quindi non so se si vede dal monitor, quando io inserisco la retro li vediamo sul monitor della vettura. E man mano che ci avviciniamo poi all'ostacolo si illumina la traiettoria di avvicinamento. Oltretutto abbiamo anche la segnalazione sonora. Bene signori, io direi che per questo video è tutto. Vi ricordo come sempre di seguirci sulla nostra pagina Instagram,
sul nostro canale YouTube. Potete vedere tutte le nostre vetture sul nostro sito ufficiale che è ranghettiauto.com. Trovate i nostri recapiti telefonici, il mio che sono Rocco e di Claudio. Per qualsiasi informazione potete chiamarci o scriverci. Stessa cosa vale anche per le permute, perché valutiamo anche il ritiro di altro usato. E basta. Direi che ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao!